Non dirmi che è finito così, no, ha fatto promettere a lei di venire uccisa da Zack. Ok, non è finito così. Madonna, stavo prendendo tempo intenzione di piangere. Ok, smettila. I nostri piani sono di uscire da qui. Ok. Aspetta, ma come facciamo a uscire? Sai come uscire da qui? No, ok, nessuno sa come uscire da questo piano. Perfetto. Nonostante fosse il piano di lei, se a casa sua, nessuno sa come uscire di qui. Ha senso. È un muro? If not mistaken. Ok, c'è qualcosa qua dietro. Probabilmente una specie di muro. Sapevo che si sarebbe aperto. Ok. In realtà a me sembrava un'entrata bella e buona. Però va bene, ok. Una via d'uscita. C'è una dead end. Un vicolo chiuso. Vicolo cieco. Sì, ma c'è qualcosa. C'è un cassone. Perché c'è un cassonetto? Non c'è niente qua dentro. Non è, scusa, non è il tuo piano. Pensaci. Infatti. Oddio, è cambiata la musica anche. Pensiamo a dove potrebbe essere l'uscita. Potrebbe essere da qualche parte che non abbiamo visitato, o qui in questo piano. Nella parte in cui non abbiamo visitato, per forza, se no l'avevamo vista. On this floor. Nah, I checked every knock. Ok, ho cercato dappertutto, ma non c'è niente. E allora? Non ha senso sta cosa. Nobody came down from upstairs. In che senso? Nessuno. No, strange. Aspetta, ma noi quando prendiamo l'ascensore andiamo giù? O andiamo su? Però è strano, dopo tutto il dottor Danny entrava e usciva dalla struttura. Le trappole e le forniture di questa stanza, di questo piano, erano. Le comprava lui di fuori. Cosa in che senso? Che usciva, riusciva in qualche modo a uscire. Aspetta, ci penso bene. Nessuno riusciva mai ad arrivare a questo piano dal di fuori, ma dottor Danny continuava a entrare e uscire come voleva. Quindi. There's a warp! C'è un teletrasporto che porta le persone fuori. Oh mio Dio, io sceglierei questo. Anche se mi sembra una cagata. C'è una via d'uscita in un altro piano? Ok, non so se sto rispondendo in modo giusto o sbagliato, perché. Cosa intendi? Non lo so cosa sto intendendo. Quando sei arrivato, gli altri killer, Katie e Eddie, erano già in questa costruzione? Quelli strambi. Ci parlavo raramente. Quindi io sono l'ultima ad essere arrivata in questa struttura. In quel caso. Just smash the wall. Go upstairs, go downstairs. In che senso? Cosa mi stanno a significare queste due risposte? Vai sotto, vai sopra. Boh. Just smash a wall. Non so se è una buona soluzione. Scusa, ma fammi capire se c'è una risposta da dare giusta o sbagliata. Smash down some walls. Così, eh? Non sono sicuro di ciò che intendi, ma mi darò una possibilità. Okay, sfondiamo muri a caso. Scusa, maybe I goofed up. Cosa? Forse ho sbagliato. Ah, oh no, aspetta. Mi fa rifare la roba. Ok. Allora, o andiamo sotto o andiamo sopra. Sopra cosa intende come andare sopra? E cosa intende con andare sotto? Andiamo sopra. No, è sbagliato. Ok, allora devo andare sotto? Non riesco a capire cosa sto rispondendo, ragazzi. Zack, andiamo di sotto. Cosa? Di sotto c'è. There may be a way out downstairs on floor B2. Quindi, ok, aspetta. Andando di sotto andiamo giù. Quindi noi prendiamo l'ascensore e andavamo su. E adesso gli sta dicendo che ci potrebbe essere una via d'uscita al piano B2? A caso? Perché prima gli chiedeva se qualcuno era mai venuto da sopra verso sotto. Ok. Non ci doveva essere. Non c'era bisogno di una via d'uscita in questa stanza. Anche perché, in teoria, essendo l'ultimo, morivano qua. Che poi, adesso che ci penso, se dall'ultimo piano le persone arrivavano e dovevano salire. E passare tipo Katie, Rachel, no, no, Rachel, Danny, Katie, Eddie, Zack. Cioè, come cacchio ci arrivavano da lei? Com'è possibile arrivare da lei? Quando è stata creata questa camera, questo piano, c'era già una via d'uscita. Quindi il reverendo ha costruito questa già con l'uscita, però al piano. Ah, ho capito cosa intende. In sostanza, praticamente c'erano. Metti 5 piani, al quinto piano fa l'uscita. Cioè, la costruzione originale era 5 piani con l'uscita. Poi ci hanno fatto il sesto e ci hanno messo Rachel. A caso, perché non capisco perché. Non capisco cosa intendi, ma dobbiamo andare giù di sotto, vero? E in più mi ricordo che lo switch, che l'interruttore per andare giù di sotto è da qualche parte in questo piano. Ah, perché dobbiamo riprendere l'ascensore? O c'è un altro ascensore per andare giù? Deve essere da qualche parte dove c'è il carry-on. Ok. Scusa, dottor Danny, per caso sai dove andare? Ehi, Zack, cosa? No, che fa? Ok, non andrà da nessuna parte. Ma gli ha tirato due calci. Così sembra. Ma è morto! Allora, dobbiamo andare di sotto. The basement is in the kitchen. Ah, è vero, non dobbiamo andare giù a prendere le chiavi, ok? O almeno ad attivare l'ascensore. Cosa c'è che non va? Andiamo di sotto. Zack. Is it alright? Va bene se vado giù da sola? Perché sarà anche l'ultima volta che verrò qua, vedrò questo posto, quindi pensavo che sarebbe
un buon modo per dirgli addio. Che cosa stai dicendo? Beh, dai, c'ha ragione, va bene. Teoricamente parlando, non c'è più nessuno qui, vero? No, anche perché Danny è di sopra. In caso si dovesse rivitalizzare, torna lì e lo ammazzi te. È imbarazzante avere qualcuno che mi guarda. Ok, va bene. Ah, the music box is playing. Il carillon sta già suonando. Questo vuol dire che qualcuno l'ha aperto? No, vabbè. Raga, io mi ricordo, qua c'erano i cani. I cani sono morti. Oh, Gray! È vero che è ancora vivo lui? Nessuno l'ha ammazzato, effettivamente. Buonasera, Rachel Gardner. Perché? No, ho detto buonasera, non perché. La mia pistola, non ce l'ho. Non ce l'ho la pistola. Devo averla persa da qualche parte. Non ti allarmare, vai tranquilla. Effettivamente, Gray è un tipo un po' strano. Cioè, lui è quello che ha portato la gente qua. Ma non si capisce perché. Ah no, vai tranquilla, volevo solo farti delle domande. Rachel, Zack non è il tuo dio dopo tutto, giusto? Esatto. Sì, aveva detto che non lo era più. Ma ho raggiunto un patto con lui. Ok, così sembra. Zack e io non siamo dei. Vogliamo. Abbiamo solo fatto una promessa. Ci siamo solo fatti una promessa. Hai fatto diventare Zack in un essere vivente, non un angelo e non un dio. Un'esistenza in grado di garantire il tuo desiderio senza domande. In che senso? Oh mio dio, ma lui inizia a parlare in modo strano. Sì, va bene. La promessa, ok, bla bla bla. Non ho mai pensato a lui come un dio. Ah, è così. Certamente ho fiducia in Zack. Ma la promessa e la fiducia che abbiamo tra di noi è qualcosa che abbiamo deciso noi stessi. Ancora tu desideri la tua morte? Sì, ok, la desidero. Vuoi tu, Rachel Gardner, prendere la morte? Sì, la voglio. Ho imparato ad accettare me stessa. Ok, bla 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 bla. No one's left to forgive me. Ok, non posso continuare a vivere. Va bene, ok, va bene. Possiamo andare avanti? Posto che parlare qua con sto cadavere che è bianco cadavere comunque lui. Ho un'ultima domanda. Dimmi. Chi sei tu, Rachel Gardner? Che cacchio ne so! Per favore, smettila di chiedermelo ancora e ancora. Io sono me stessa, nient'altro e niente di meno. Oh, capisco. You speak as if you stand with Zack as an equal. Parli come se fossi alla pari di Zack. Sì? Una bambina che non è né un angelo né una strega. Ancora con sta roba delle streghe. Dati io sei Rachel Garden, sì. Sì, sono io, Rachel Garden. Sai, mi hai chiamato così. È tutto? Se abbiamo finito, allora devo premere l'interruttore per andare via. Sì, ok, fallo. Non mi fermerai? I did not make myself clear. I shan't stand in your way. Non mi metterò in mezzo. Ok, there's a switch at the bottom. Sì, press it. Ok, abbiamo riattivato l'ascensore. Gray, lì fermo. Reverendo, me ne vado. Molto bene, non ti fermerò. Fai come vuoi. Reverendo, c'è una via d'uscita al piano B2? Vabbè, già che ci siamo, chiedi. Pensi che te lo dica? No. Beh, io ho risposto a molte delle tue domande. Effettivamente mi sembra corretto se rispondessi una mia, reverendo. C'ha ragione anche lei. Hai ragione. Controlla il stained glass. Le finestre di stained glass di vetro nella cattedrale del B2. Oh, a pensarci, non ho mai detto addio a questo posto. Beh, scusami. Addio. Cosa devi fare? Devi abbracciare ogni orsetto peloso che c'è. Possiamo andare al B2 e andiamo all'ascensore. Ok, vai. C'era il reverendo nel basement. Ancora in giro. Sì, effettivamente ancora in giro. Sì, ma non ha fatto niente per interferire. Che storia. Devo andare nella living room. I may have dropped my handgun. Ah, ok, ho perso la pistola. Va bene, ok, torniamo lì. Se n'è andato di nuovo. Cacchio, Danny! Che palle! Poi sono io il mostro! Dottore! Maledizione! Una volta che abbiamo recuperato la pistola. Ok, l'ho trovata. Stavo anche l'hai trovata, pensavo che l'avesse portata via anche lui. The trigger is broken. Il grilletto è rotto. Ecco, posto. Zack, where are arrows flying through here? It looks like they didn't activate when you were chasing me. C'erano delle frecce che svolazzavano qua in giro, ma non sembrano essersi attivate quando mi inseguivi. No, non ti preoccupare, stavano arrivando verso di me. Infatti le abbiamo schivate. Non mi dire che quel bastardo è andato giù di sotto. Probabilmente. In che senso? Maledizione, avrei dovuto affettarlo. In che senso? Aspetta. Le frecce le abbiamo attivate noi, quindi lui non se le è prese in caso. L'ascensore era qua. Quindi o lui è sceso e ce l'ha rimandato su. Perché mi sembra strano. E così ha incontrato il prete là sotto. Sì. Ti ha detto qualcosa del tipo ciao, addio o altro. No, è stato molto veloce. Sì, va bene, saranno delle cose che ho preso, che volevo prendere, che bla 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 bla. Gli sto parlando del carillon, ma chi se ne frega del carillon? Adesso tipo scendiamo con l'ascensore, usciamo, c'è Danny lì dietro, stai a vedere? Siamo tornati. No, ok, niente, niente, niente Danny, peccato. Ah, devo cercare lo stained glass. Cioè,
Lo stained glass son sì, tipo quelle vetrate grosse. I'm pretty sure he said something about the Catarina stained glass. Ok, ha detto qualcosa sullo stained glass. Forse in un altro stained glass. Dietro a roba non posso andare. Oh, il vetro centrale è il più grosso. Dovrei cercarlo, ma l'organo è in mezzo. Zack, ah, devi spostare l'organo? Sì. Oh man, my arm feels like gel. Ok, ce l'abbiamo fatta, era pesante. Mettergli delle ruote, magari. No, delle ruote no, però, nel senso, dei taffettini per spostarlo meglio. C'è davvero una via d'uscita qui? No, non ne sono sicura, ma il reverendo mi ha detto che c'era qua e non penso che abbia mentito. Adesso tipo arriva Zack e gli lancia la roba, spacca tutto, stai vedendo. Oh, c'è una serratura? No, ok, forse non ce n'è bisogno. Quindi deve essere qua, ma è chiusa. Nessuna chiave. E dove potrebbe essere? Adesso dobbiamo tornare giù a parlare con il reverendo e chiedere, dov'è la chiave? Non te lo dico. Stai pensando quello che penso io? No? Stand back. Ok, vuole spaccare tutto, va bene, vedi? Oh, l'importante è quello. E se, la soluzione è sempre quella. Poi in realtà non era neanche la via d'uscita, magari, però è così. Oh, non sei più impressionata, eh? It's old news. Ormai ci sono abituata. Raga, ce ne stiamo andando per davvero, eh? This stairs go on forever. Queste scale salgono all'infinito. C'hai ragione. Ho appena ricordato cosa? Quando sono arrivata qua, mi avevano messo tipo, dai, quelle robe per non vedere. È vago, ma ho ricordi di andare in basso. Ho fatto molte scale per scendere. Quindi queste scale dovrebbero portare alla superficie. Davvero? Allora dimmi quando abbiamo raggiunto la fine. Ma lo vedi, penso? Porca miseria. Oh, ok. Sono caduto. Madonna, cioè nel momento in cui ho premuto la corsa per salire è caduto. Perché cosa sei caduta? Sono inciampata nelle scale, mi fa male. Riesci a camminare? Sì, sto bene. Tirala su te, Zack. Ma che cacchio, dai, che una volta che sei uscito almeno fa quel cacchio che ti pare. Ragazzi, un po' più veloce, dai, per favore. Non abbiamo ancora trovato quel Danny maledetto. Guarda, adesso l'ha detto, stai a vedere. Non pensi che avremmo dovuto finirlo? Effettivamente potevate assicurarvene. Però, cioè, scusa, quell'altra gli ha sparato addosso. Dove gli ha sparato? In una gamba? Se gli spari in una gamba è ovvio che sopravvive. Poi il dottor Danny, cioè quello lì si cura da solo, che cacchio ne so. Prendi questo, sì, è il tuo coltello, ok, bla bla bla, è tuo. Come? C'è un chip dentro, I'm not sure it will... Non so cosa voglio dire che c'è il chip dentro. Però è sempre meglio che essere senza armi. Ragazzi, mi raccomando, non correte mai per le scale con le forbici. Cos'è stato? Cos'era quel rumore? Sembravano degli avvoltoi. Oh, ok! Sequenza di autodistruzione iniziata. Cosa? Sta detonando tutto.